questo ragazzo a cui il Papa stringe la mano ieri, al termine dell'udienza, accompagnato dalle madri e dalle nonne della Plaza de Mayo, si chiama Juan Cavandier. Cavandier. E ce l'ho qui davanti a me. Buongiorno Juan. Hola Juan. Hola. Oggi parliamo. Buongiorno. Oggi parliamo di libertà. Sì. Ci sono delle persone che non sono state libere di amare il proprio papà e la propria mamma, anche se sono stati allevati da genitori o da persone che credevano fossero genitori. Juan, quando nasce il 16 marzo del 1978, ha un papà di 19 anni, Damien, sì, e una mamma, Alicia, sì, di 17. Sì. Però lui questo lo ha scoperto molto tempo dopo. Perché, Juan, come sono stati i primi anni della sua vita? Bueno, fueron años muy difíciles. Sono stati anni molto difficili, anni duri. Perché quando io sono nato, sono stato con mia mamma 20 giorni in un campo di detenzione, subito una famiglia della dittatura militare argentina mi ha tolto dalle braccia di mia madre, ha cambiato la mia identità, mi ha messo un altro nome, un altro cognome. E non mi ha permesso naturalmente di conoscere la mia famiglia, i miei nonni, i miei zii. E ho vissuto nella menzogna 25 anni. Alla fine, quando avevo 23-24 anni, avevo molta angoscia. Era una persona curiosa che volevo indagare, volevo dare delle risposte a queste angosce che avevo dentro. Allora mi è venuto in mente che potevo essere un nipote che cercava, che proprio le nonne di Plaza de Mayo stavano cercando, uno di questi 500 nipoti che sono stati rubati dalla dittatura, strappati, allora è stata strappata l'identità e strappati alle famiglie. Ecco, voglio fare una parentesi. Juan ci porta in Argentina. Sono anni orribili, 1976-1983, anni che vedono il regime militare del generale Videla, anni in cui l'identità di quel paese, la libertà di quel paese deve essere annientata. E allora cosa si fa? La prima cosa che si può fare è quella di strappare i figli di quel paese, di stravolgere l'esistenza di questi bambini che vengono assegnati a militanti politici che li alleveranno come se fossero figli ma senza amore, e ucciderne i genitori. Juan dice: vivo una certa angoscia ad un certo punto. Tu non ti sentivi figlio di quel padre e di quella madre. Che cosa ti ha fatto accendere quella luce e ti ha fatto iniziare a cercare la verità? Come vos decís, come diceva lei, io non mi sentivo figlio di queste persone, figlio di questi falsi genitori. Ci sono stati vari aspetti che mi allontanavano da questa famiglia. Io ero una persona solidale con gli umili, con i poveri. E invece queste persone no, non erano così. Io mi trovavo molto male con queste persone. E l'uomo che diceva di essere mio padre era molto violento, sia fisicamente che psicologicamente con me. E questo non mi soddisfaceva.
Mi chiedevo, come può essere che un padre tratti così male un figlio? Quindi, in quello stesso momento ho cominciato a sospettare che lui non fosse mio padre. Perché un padre non può picchiare tanto un bambino. No, non bisogna mai picchiare i figli, in effetti. Ma c'è stato un momento in cui ho cominciato a sospettare che c'era qualcosa di strano nella mia vita, che io potevo essere uno di questi nipoti delle nonne di Plaza de Mayo. Allora mi è venuto in mente di andare, mi è capitato di vedere delle foto di alcuni neonati, foto di quella che poteva essere mia madre, che era incinta di me. Ma non le ho trovate. Non ho trovato queste foto. E questo è quello che mi ha aiutato a formulare un'ipotesi che io avrei potuto essere un figlio di una desaparecida. Il buon Dio però ti ha messo accanto una sorella non naturale, una sorella adottiva che è Vanina. Vanina invece è tua sorella vera, tu dici oggi è mia sorella. Assieme a Vanina voi avete cercato e trovato la verità. Ti si illuminano gli occhi, ti si illuminano, lo so, quando si vede. Vanina e te vi mettete alla ricerca grazie alle madri, alle nonne di Plaza de Mayo. E che cosa scopri, Juan? Sì, Vanina, come dice lei, è stata molto importante per me. Lei mi ha aiutato in tutto il processo di ricerca della mia identità. Anzi, lei si arrabbia e litiga con la sua famiglia biologica, e proprio come sorella, perché io la sento come sorella. E quando io trovo la mia identità, allora vengo a sapere che i miei genitori erano molto giovani, che avevano una grande passione per la politica, per la militanza politica, che volevano un mondo più giusto, un'Argentina senza disuguaglianze, che lavoravano nei quartieri poveri e che mi avevano dato molto amore. E anche vengo a sapere in quell'anno 2004, quando recupero la mia identità, vengo a conoscere i miei nonni, i miei zii, i miei cugini e anche alcuni fratelli che erano i nipoti, nipoti trovati da queste nonne. Juan, quando hai incontrato i tuoi nonni la prima volta, che cosa hai vissuto? Che cosa ti è scoppiato dentro? È stata un'emozione molto grande. Ci siamo abbracciati molto forte. Siamo rimasti molte ore a parlare, piangendo anche. Perché io non mi capacitavo di aver vissuto 25 anni con una famiglia così cattiva. Non sapevo perché soffrire dei colpi, dei maltrattamenti e tutta questa instabilità che avevo vissuto per tanti anni. Questo è stato quello che ha reso che ha fatto la dittatura argentina. Questo di far sparire 30.000 persone, rubandogli l'identità a 500 bambini, buttandoli da un aereo a tutti questi desaparecidos, hanno torturato i miei genitori, violentavano le donne in questi campi di concentramento, e anche hanno realizzato un piano economico di concentrazione economica neoliberale.
Nosotros estamos muy contentos. Ma siamo molto contenti con noi esta lucha de los di questa lotta de los degli organismi per i diritti umani. Lucha que lleva 35 una lotta años. Che va avanti da lucha pacífica por 25 la anni, una lotta pacifica per la verità, per la libertà, memoria, per la memoria e per la giustizia. Juana, è una lotta che è portata avanti da queste nonne che hanno dato spesso un'identità a tanti nipoti ritrovati. Ce ne sono 500, abbiamo detto, questo lavoro continua, e queste nonne ieri hanno chiesto aiuto al Papa argentino. Ti abbiamo visto con il Papa, anzi la regia adesso, ecco, ci rimanda. Di un po', raccontaci la giornata di ieri, raccontaci con i tuoi occhi quello che il tuo cuore ha provato ieri. Fu algo molto importante. È stata una cosa molto importante. Fu un dialogo molto agradabile. Un dialogo molto piacevole con Francesco. Para nosotros, per noi era hablar con un cura, era parlare con de un barrio, parroco, con un parroco di quartiere. Perché il Papa Francesco sta perché Papa Francesco è veramente privo di formalità. Perché è ameno. Perché è veramente una persona semplice. Y este era un encuentro muy esperado. E quindi è stato un incontro molto atteso. Hace muchos años, da molti anni no había habido diálogo, non c'era un dialogo, y para nosotros hoy, una possibilità di dialogo. Esto es muy importante porque e quindi oggi per noi questo è stato molto importante perché la Chiesa in Argentina puede ayudar a encontrar ha la possibilità a 400 nietos que di aún faltan. Trovare questi 400 bambini che ancora mancano all'appello. Senti Juana, quali sono i tuoi sogni adesso? Che sogni di libertà hai tu? Io lavoro e milito. Io lavoro e milito per un'Argentina più giusta, sin desigualdades, senza disuguaglianze. Come militaron también mis papás. Come hanno fatto i miei genitori. Io sono deputato. Io sono un membro del Parlamento della città di Buenos Aires. E nosotros también luchamos e noi lottiamo pacificamente para encontrar esas 400 per trovare queste 400 identità che ancora mancano. Porque nada se puede construir perché non si può costruire nulla senza libertà e senza memoria. Como antes vos decías de Primo come Levi. Diceva lei prima di Primo Levi. La verdad es la libertad la verità è la libertà assoluta. Por eso nosotros per questo procuramos que esos jóvenes noi cerchiamo di fare in modo che questi giovani possano trovare la loro vera identità perché l'identità è un diritto, perché l'identità è un diritto costituzionale, è un diritto costituzionale. Los distintos tratados e i vari trattati internazionali stabiliscono il diritto all'identità come qualcosa di fondamentale, una caratteristica fondamentale della persona. Y las abuelas trabajan e le nonne no solamente para encontrar sus 400 lavorano non solo per trovare questi 400 nipoti, sino por los niños ma lavorano per tutti i bambini del mondo. Senti Juan, tu, il tuo papà adottivo è stato anche condannato per averti stravolto la vita e l'identità. Al tuo papà e alla tua mamma veri, pensi mai, quando pensi a loro, che cosa? Come pensi a loro? Io fui uno de los io sono stato uno di quelli che hanno lottato per la giustizia affinché le persone che si sono appropriate indipendentemente di me finissero in carcere. Io mi sono presentato davanti alla giustizia come testimone e come persona lesa, come vittima. Ma non ho un odio. Io credo che este hombre che mi ha rubato, penso che quest'uomo che mi ha rubato, che era al servizio dell'intelligence della Polizia Federale, lui deve pagare per quello che ha fatto, perché commetteva un delitto, perché ha commesso un reato. Alla mujer che me crió, e alla donna che mi ha allevato, ella a veces me llama por telefono, che qualche volta mi chiama per telefono.
Yo a veces hablo con ella. Qualche volta io parlo con lei. No tengo odio. Neanche per lei provo odio. Tengo una relazione di indifferenza. Ho un rapporto di indifferenza nei loro confronti. Pero estoy un poco quizás dolido. Però mi fa male un po' il fatto anni. Che mi abbia mentito per 25 anni. Però c'è Vanina. Vanina è nel tuo cuore. Però Vanina è mia hermana. È tua sorella. Vanina è mia sorella, sì. Grazie Juan. Grazie a voi. Lotta per essere felice, perché se hai la libertà è già tantissimo. Sempre.